Sfilata degli atleti Valdesio nel palazzetto della società per il bilancio di fine anno di tutti i settori sportivi della Canottieri più antica di Cremona. Una vetrina per presentare tutta l'attività del 2019 da parte dei consiglieri dei vari settori e per premiare i tanti atleti che si sono distinti durante la stagione che si avvia alla conclusione. Dalle bocce al tennis e al tennis in carrozzina, dalla canoa al canottaggio, al calcio e poi il gruppo più numeroso, quello del nuoto, che conta oltre 100 agonisti e altrettanti master. Grande entusiasmo condiviso con l'assessore allo sport Luca Zanacchi, il delegato del CONI provinciale Tiziano Zini, Achille Cotrufo, past president del CONI, il presidente degli Azzurri d'Italia Maurizio Mondoni e quello del Panathlon Giovanni Radi, a cui hanno fatto eco Angelo Pedroni, Federcanoa, Roberto Bocchi di Federnuoto Lombardia e il presidente del comitato regionale di canottaggio Fabrizio Quaglino. In un palazzetto gremito, il presidente della Valdesio Mario Ferraroni ha avuto parole di elogio per le squadre sportive che vestono i colori della Valdesio, per gli allenatori che mettono al primo posto promozione della pratica sportiva e fair play in un anno importante, il 2019, che ha visto la rifondazione di molti settori con un ricambio generazionale che mantiene alto il valore dello sport. Tantissimi, infatti, piccolissimi che con qualche timore hanno percorso la passerella davanti al tavolo d'onore per andare a ricevere il dono della società.